Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video tutorial. Un video molto breve ma abbastanza interessante perché, come forse molti di voi avranno il problema di avere i brufoli. Io ci ho fatto una piccola acne su tutta la faccia, quasi tutta la faccia, però oggi lo farò vedere come togliere i brufoli in un'immagine usando Photoshop. E l'effetto sarà fantastico perché veramente non si noterà, non si noterà che c'è sotto il trucco del Photoshop. Quindi andiamo su Photoshop e apriamo la vostra immagine della vostra faccia piena di brufoli. Io non faccio vedere la mia, ma ho preso un'immagine da internet di uno che ha i brufoli in faccia. Infatti l'immagine l'ho chiamata brufoli in faccia. Questo video sarà una serie Ho deciso di fare un po' di tutorial su Photoshop perché Photoshop è un programma che mi piace molto, è interessante da usare. Questa immagine però non è molto in HD. Magari prendiamo questa. Sì, chiamiamola così. Apriamone un'altra. Open. Com'è che l'ho chiamata? Vabbè, la trovo. Ok, perfetto, questo qua si vede molto meglio. Ok, noi vogliamo togliere questi brufoli schifosi. Allora, prima di tutto andiamo su qui nella barra degli strumenti qui di fianco e prendiamo lo strumento che ha praticamente la forma di un cerotto con dietro un semicerchio. Quindi clicchiamoci sopra e qui vi si apre questo strumento simile alla gomma. Qua possiamo decidere subito la dimensione. Quindi fare grandissimo, dipende ovviamente dall'immagine quanto è grande l'immagine, quanto è grande il brufolo. Quindi andiamo subito ad applicare cliccando sopra, non facendo una specie di non facendo non dobbiamo fare così praticamente, non dobbiamo fare delle linee così, ma dobbiamo semplicemente cliccarci sopra sul brufolo che vogliamo togliere, perché sennò c'è il rischio che l'immagine venga tutta, cioè la faccia venga tutta deformata, sembra che si sia bruciata la faccia. Quindi questo brufolo qua bello schifoso possiamo toglierlo. Clicchiamoci sopra il brufolo e magia. Infatti si è tolto il brufolo. Vedete? Clicchiamoci sopra ancora per togliere tutti i puntini rossi. Vedete? Si tolgono tutti. Poi anche qui togliamo il brufolo. E vedete l'effetto che è davvero fantastico, una cosa assurda. Qui c'è tutta una bella arcipelago di brufoli. Via. Via, 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 via. E avete capito com'è. Si toglie tutto. Si possono togliere pure i nei, ovviamente, perché si vede che il programma rileva dei punti sulla faccia. Io non so come fa a rilevare i brufoli, però. Ok, vedete? Vedete che a volte c'è il problema che Photoshop fa tipo degli piccoli errori perché se non infatti se facciamo sulle labbra questo effetto rileverà come le labbra, le rileva come dei brufoli, infatti le cancella, infatti vedete che se clicco sopra si è cancellato il labbro e noi non vogliamo che accada, immagino. Quindi togliamo pure tutto qui. Via via via, abbiamo capito un po' com'è la storia. Quindi se volete mettere una foto su Instagram in cui la vostra faccia si vede bene, ma che poi alla fine scoprite che è piena di brufoli, ricorrete a questo metodo se non volete magari fare una figura di merda, anche se comunque i brufoli sono una cosa che poi sparisce, infatti io spero che spariscano ben presto. Va bene, comunque avete capito com'è la storia. Infatti avete visto che adesso da faccia brufolosissima, da faccia così a faccia così. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, il tutorial è stato breve. Spero proprio che vi sia stato utile per quelli come hanno brufoli e non vogliono far vedere alla gente quanti brufoli hanno. Come ho già detto, sarà il primo episodio di una serie di Photoshop, di video su Photoshop. Il prossimo, sto già pensando all'idea di prossimo video, so già cosa fare.
Quindi ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se così è stato, iscrivetevi al canale, commentate se avete avuto problemi a fare questa cosa e se soprattutto vi è stato utile un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Seguitemi su Instagram e su Telegram, sul mio canale di Telegram. Quindi ragazzi, noi ci vediamo tutti quanti ad un prossimo video. And the lights come on, the lights come on, reflecting off your skin. So burning stars are all we are, ignited from within. It's your heart and soul, it's your flesh and bones. Don't you